qua. Ma da dove vengono? La cucina errante! Noi siamo la cucina errante, giriamo con la nostra cucina, che è anche una barca, che è anche... ci sta di tutto qui dentro. Per cosa? Per raccontare delle storie. Per cucinare le storie. Perché abbiamo scoperto nei nostri viaggi che la fantasia... Ma la fantasia ma nutre più del cheeseburger, è vero o non è vero? Che la poesia dà più gusto alla vita dell'aceto balsamico della coppa. E tutto questo in cambio di nulla. Tutto questo in cambio di un sorriso, di un po' del vostro tempo, che è infinito per le stupidaggini, ma è molto poco per le cose importanti. Ma visto che noi siamo pieni di stupidaggine, allora siamo sicuri che avrete un po' di tempo anche per noi, eh? D'accordo. Vi facciamo, comandante, cosa facciamo? Vi facciamo, vuoi fare una spadellata? Vuoi... Possiamo fare una spadellata, cucinargli una storia, un antipasto. Ah, perché siamo pieni di possibilità. E quindi io gli farei piuttosto una, farei vedere il nostro menù. La spadellata l'abbiamo fatta prima. Dai, menù, menù, tiriamo fuori il menù, menù. Abbiamo il menù, c'è una roba seria. Un intero menù qua, Un intero. Abbiamo il menù e vivrai anche di più. Qua c'è il menù, guarda. Secondo me bisogna cominciare con il menù. Questo è un menù alla carte. Ma la carta ce l'abbiamo noi e quindi lo guardiamo solo noi. Guarda, è una cucina un po' strana. È il tempo della democrazia, ragazzi. Guardatevi, è così. E dice, chi c'ha la carta comanda. Carta, chi c'ha la moneta, no. No. Allora, possiamo raccontare è la storia di Metla. Metla! La scopa Volvan. La scopa Volvan. Vai. E adesso vi cucino la sua storia. E intanto io faccio un mezzo miracolo. Un mezzo miracolo? Un uomo che spontaneamente... prendi in mano una scopa. Mezzo miracolo, sono venuti anche nel posto giusto. Non l'ho capita. Non importa, guarda che poi dopo la signora lì si spiega. Lei ha capito benissimo. Va bene. Lo faccio lo stesso, guarda. Perché è bello, Che va. Quando riesci. Alle volte non riesci. Sì. Però lo faccio lo stesso, Vediamo se... Che qua bella discesa, Poche probabilità. Ce la farò? Ma dici, signor, ce la farà? È difficile, ce la possiamo qua. Fare? È la discesa, sì, discesa. Ce la facciamo, dai, sì, un po'. Ce la fa, ce la fa. Facciamo le scommesse, facciamo le scommesse. Non so, chiediamo qua se si fa fare il miracolo, Siamo qua. Vediamo. Si fa il miracolo, si fa che miracolo. Da-da! Guarda che bravo, guarda. E poi adesso vi racconto la sua storia. Allora, tu intanto spiegagli a lui che ti racconto la storia, va, che dici, o metti in ascolto, fa un po' sentire pure a me. Pazienza, diceva, pazienza, passavo, spegni, va che raccontiamo la storia e poi la riaccendi, dai. Allora, dicevo, Metla, lei, fin da quando era piccina, ma piccina, una spazzolina. No, vado giù, che ci succede? Lei voleva essere ballerina. Danzatrice classica. Volteggiare leggera nell'aria come una farfallina. E Metla ha viaggiato. È andata fino a Parigi. All'opera. Ta-da. E poi è andata a Mosca. Al Bolshoi. Ta-da. E adesso a Pisa. Ta-da. Frusta. Ma dici, ma questi due qua? Ma...
De Janeiro! De Janeiro, un altro bel posto! Brasil! Va, 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 va! E Napoli! Napoli, Napoli, un altro bel posto! Dai, vai, Napoli! No. È nata la creatura, è nata lì! Roma! 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 Firenze! Firenze! Parma! Basta, ci fermiamo, Parma! 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 C'è il prosciutto, buono! Prosciutto! Ah, Parma, prosciutto, vero? C'è Giuseppe Verdi, Giuseppe Verdi! Giuseppe Verdi, la traviata. Persona abbiamo sul volo, serviamo, abbiamo, perché tu mi chiamo, e tutto sarà delizia, buon appetito.